Cosa c'è? Visionaire, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema e delle serie TV a cura di Visionaire. John Travolta riceverà un premio speciale durante la 14ª edizione della Festa del Cinema di Roma. Il riconoscimento gli è stato assegnato per la sua interpretazione in The Fanatic di Fred Durst. Travolta ritirerà il premio martedì 22 ottobre presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica in occasione dell'incontro ravvicinato che terrà con il pubblico, durante il quale presenterà il film che lo vede protagonista. Per la pagina dedicata ai nuovi progetti segnalo che la Warner Bros. Ha messo in cantiere un prequel di Training Day, film d'azione del 2001 diretto da Antoine Fuqua. La storia sarà ambientata a Los Angeles nell'aprile del 1992, pochi giorni prima dello scoppio dei disordini a sfondo razziale che sconvolsero la città dopo l'assoluzione dei poliziotti che picchiarono barbaramente il cittadino afroamericano Rodney King. Ma passiamo dal grande al piccolo schermo con J.J. Abrams e Stephen King, che stanno preparando una miniserie in 8 episodi per Apple TV+. Si intitola Lizzie Story e si basa appunto sul romanzo di King, La storia di Lizzie. Protagonisti Clive Owen e Julianne Moore. Il lancio di Apple TV+ è previsto per il 1 novembre. E una serie TV è nel futuro prossimo di Dario Argento, che produrrà Longinus. Descritto come un thriller sospeso tra il reale e il soprannaturale, racconterà una storia di misteriosi omicidi, suspense, disvelamenti, elementi esoterici e antichi enigmi, ambientata tra le Alpi francesi di Grenoble e la Siena del Palio. Per il momento è tutto, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, venite a trovarmi sul sito visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti! Se volete ricevere gli aggiornamenti delle Vision News, mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate mi piace sui video. Ciao ciao!